Per me è un grande onore come segretario generale dell'ONU intervenire in quest'aula dell'Europarlamento per parlare a tutti voi eurodeputati. Grazie per concedermi questo privilegio. Io non dovevo venire a Strasburgo, però ho fatto una deviazione per venirvi a parlare in questo momento cruciale su invito del Presidente Martin Schulz, per parlarvi dell'importanza della ratifica dell'UE dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Io ho molto apprezzato il vostro impegno, il vostro ruolo guida a questo proposito. L'Unione Europea ha una storia molto importante per quanto riguarda il cambiamento climatico, che sappiamo è una delle grosse criticità dei nostri tempi. Come membri dell'Unione Europea, i vostri paesi hanno dimostrato ancora una volta non solo di riconoscere l'importanza e la gravità di questa minaccia, ma anche che siete pronti a cogliere le opportunità che porteranno ad un'economia più sostenibile, più concorrenziale e soprattutto a società più stabili e più sane. Nel contesto dell'ONU e dei relativi negoziati per sostenere il Fondo Verde per il Clima ed altri meccanismi e poi altri sforzi portati avanti dall'Unione Europea, l'Unione Europea ha dimostrato di essere forte. Oggi c'è un'altra opportunità di dimostrare che avete un ruolo e guida nel contrastare il cambiamento climatico.